a tutti, sono Lisa, benvenuti o bentornati sul canale e oggi siamo qui, vedete la stessa probabilmente ambientazione di un altro video, ma perché li sto girando tutti insieme. Come vi dicevo in quel video, purtroppo c'è poca luce e ce la teniamo così com'è, ma tanto per parlare di libri, forse un'atmosfera un pochino più soft è l'ideale. Allora, oggi parliamo del sognatore di Lainey Taylor. Sono super eccitata a parlarvi di questo libro perché è stata una lettura per me molto interessante, che molto stimolante, perché è un libro che non ha tanti difetti, diciamo annoia pure un po', no? No, sto scherzando, però è stimolante leggere e parlare di un libro che comunque presenta delle problematiche. Un libro che però a me è piaciuto tantissimo e non vedo l'ora che arrivi il secondo, che è uscito da pochissimo, mi sembra in inglese, e quindi lo aspettiamo perché Fazio Editore ci ha detto su Instagram che sta per arrivare, quindi che saranno veloci. Allora, partiamo dal fatto, vi avverto, sarà una recensione spoiler free e poi andremo un po' in spoiler e probabilmente sarà lunga. Allora, io sono partita con tante, tante, tante aspettative rispetto a questo libro, perché ne ho sentito parlare in modi strapositivi. Quindi, quando io ho cominciato a leggerlo, ovviamente sono partita a 3.000. Avevo visto l'unica recensione, poi ne avevo vista metà, non totalmente positiva, che è quella di Ilenia, perché Ilenia, con amore e squallore, se non la conoscete veramente avete problemi. Comunque, lei, nella sua parte no spoiler, perché io ancora non sono andata a vedere la parte spoiler, le andrò a recuperare oggi tutte le recensioni spoiler di questo libro perché sono curiosissima. Nella sua recensione, comunque, evidenziava alcuni non difetti, comunque alcune cose dello stile che a lei non erano piaciute, perché ovviamente questo stile di Lainey Taylor è molto, è una prosa molto poetica, in realtà alle volte fin troppo eccessiva, veramente too much in alcuni punti, e questa cosa è una cosa che a me piace poco, perché se non la si sa usare, cioè uno stile che o viene naturale farlo e quindi acquista poi un altro valore all'interno della trama, va messo poi all'interno di un contesto che in questo caso era perfetto, ma diciamo un po' rischioso come stile di scrittura. Quindi già le prime pagine, quando mi sono ritrovata con questo stile, un po' così sono rimasta, perché effettivamente ci sono delle cose che sì, è uno stile che ho detto ok, sulla lunga potrebbe stufarmi, e invece devo dire che io l'ho apprezzato molto, perché pur essendo uno stile, ripeto, poetico, proprio uno stile adatto al clima da sogno che si crea nel romanzo, comunque l'ho trovato molto ben fatto, molto calzante, mi è piaciuto, anche se, ripeto, in alcuni punti l'ho trovato eccessivo, non mi sono piaciute alcune locuzioni, il ripetersi continuo di determinate frasi che, bah, perché? Perché no? Già non si capisce, cioè, non lo so, alcune cose proprio mi hanno. Queste aggettivazioni sempre così uguali, sempre le stesse, non le ho capite. Sicuramente ha uno scopo, ripeto, musicale, poetico, no? Però, è proprio come se fosse uno schema e l'ho capito fino a un certo punto. Altro punto forte, sicuramente, per quanto mi riguarda, è la trama. Comunque c'è da dire che lo stile è molto scorrevole, quindi, per quanto, anche se lei è molto dettagliata, ha questo modo di rendere le ambientazioni, gli eventi molto, in maniera molto fotografica quasi, cioè voi quando leggete una cosa che lei scrive qui, ve la immaginate proprio, ed è una cosa che io adoro nei libri, cioè questa capacità di fotografare una scena. Non è una cosa molto semplice, quindi veramente mi piace tantissimo. La trama è perfetta, secondo me, perché poi parliamo dello sviluppo, però la trama in sé è perfetta. Sostanzialmente, per chi non la conosce, abbiamo questi due protagonisti, Laszlo e Sarai, rispettivamente un ragazzo, un semplice bibliotecario, e Sarai che è una semidea.
Vivono in due posti completamente diversi e finiranno con l'incontrarsi entrambi per risolvere i misteri di Pianto. Laszlo è ossessionato dalla città di Pianto fin da quando è ragazzino, una città misteriosa, la cosiddetta città invisibile. Lui scrive addirittura una piccola enciclopedia di tutto quello che lui scopre rispetto a questa città, mentre Sarai è una semidea prigioniera all'interno della città di Pianto, non voglio dire oltre in questa parte, che insomma lo sappiamo fin da subito, da quando la incontriamo, ha un potere molto particolare che è quello di penetrare nei sogni delle persone. Ripeto, non vado oltre perché secondo me qui poi si parte a spoiler a bomba e quindi ne parleremo eventualmente dopo. La trama è molto carina, molto, diciamo il punto forte perché comunque c'è tutta questa parte del mistero, tutta questa parte della scoperta, dell'avventura che è molto interessante. Ci sono tutte delle domande, ci sono dei punti molto particolari che secondo me hanno del potenziale, non sono stati sviluppati o comunque non completamente all'interno di questo libro, che appunto è una duologia, e diciamo che aspetto ovviamente di leggere il secondo per dare un giudizio finale su lo svolgimento completo della trama, perché qui purtroppo, anche se la trama è buona, anche se l'idea, il soggetto di base funziona, secondo me c'è proprio un problema a livello di svolgimento, non tanto di narrazione, ripeto, inerente allo stile, ma proprio dello svolgimento. Ci sono dei punti poco chiari, fin troppo, perché capisco che bisogna mantenere il mistero, ma perché il mistero è la chiave di tutta questa storia, cioè il segreto che si porta a questa città di Pianto è fondamentale, quindi se ce lo sveli è finita lì, anche qui c'è da fare delle parentesi, ma non so, ci sono delle cose che secondo me avrebbe dovuto spiegare e non ha fatto. E ci sono invece delle cose che non avrebbe dovuto dire e invece ha detto. Ora, io le do il beneficio del dubbio perché c'è un'altra parte, perché io l'ho percepito come se fosse stato un unico volume, un'unica storia, che invece di farla venire di 1000 pagine stile It o Signore degli Anelli è stata divisa, perché è innegabile che oggi come oggi la trilogia, la duologia, la quadrilogia attirano da morire. E quindi ho come l'impressione che sia stata fatta questa operazione di marketing perché io non so se avete letto It, ad esempio. It c'è tutte la prima metà del libro, le prime 500-600 pagine, che è una gigantesca introduzione. Il cuore vero e proprio del libro c'è dalla seconda metà in poi. Quindi non che nella prima parte non succeda niente, anche qui succedono un sacco di cose. Però è evidente che siamo soltanto nella parte introduttiva, cioè è palese. E questo può essere un errore se non sviluppato bene poi, oppure può essere comunque un punto di forza. Quindi mi riservo di dare diciamo, questo giudizio in seguito. Altra cosa positiva, cioè che a me comunque è piaciuta tanto, è il finale. Allora, io di solito sui finali sono un po' critica perché non li amo, di solito è difficile amare un finale in generale così. Spesso non sono ben fatti, lasciano. Bah, anche il finale di Harry Potter per me, ad esempio, non è uno dei migliori in assoluto. Però qui il finale con il cliffhanger che ci lascia, secondo me, è fantastico. Soprattutto io poi ho apprezzato la seconda parte del libro, la seconda parte, diciamo la seconda metà perché è diviso in quattro parti, quindi mi sembra diciamo la terza e la quarta parte, se non sbaglio, più o meno sono quelle da cui parte il ritmo che a me è piaciuto tanto. E comunque, dalla seconda metà in poi, più o meno da quando Laszlo e Sarai si incontrano, è stata la parte che a me è piaciuta di più. Quindi, questo loro amore, che è palese, che si innamoreranno dal minuto zero in cui legge del libro, però devo dire che comunque ci sono tantissime cose positive. È un libro che si fa leggere, è un libro che sicuramente vi tiene compagnia ed è un libro soprattutto, ed è questa forse la parte che per me vale di più, tratta degli argomenti, ci sono delle tematiche che
sono anche difficili da trattare, ma che Lainey Taylor tratta in maniera perfetta per quanto mi riguarda, delicata, corretta e precisa per un libro di questo genere che è un fantasy ovviamente indirizzato ai più giovani. Ovviamente all'interno di questo libro c'è oltre al mistero c'è comunque una guerra o comunque i residui di una guerra. Alla base di tutto quello che avviene qui c'è comunque l'odio. L'odio, non un odio tanto razziale, o forse sì, diciamo in parte un odio razziale, ma principalmente l'odio che si sviluppa tra oppressore e schiavo, e diciamo in entrambi i sensi, perché in questo libro alla fine cosa succede? Non è un grosso spoiler, anzi non credo, perché mi sembra che ci sia scritto anche comunque qui da qualche parte. Questa città di pianto è una città che a un certo punto della sua storia vive l'oppressione, la vive per tantissimo tempo e quando finalmente i cittadini di pianto si ribellano, gli oppressori diventano vittime e gli oppressi diventano carnefici. Questa è una tematica secondo me molto interessante, molto importante da sviluppare perché ci sono ancora oggi posti nel mondo, soprattutto l'attualità ci dice questo, esistono posti in cui queste realtà sono ancora vive, sono ancora presenti. Quindi non parliamo di una guerra propria con le armi, non ancora perlomeno, ma sicuramente si parla di odio, di tattiche, di strategia, di torture, di stupri. Si parla della perdita della memoria, che è un tema secondo me importantissimo. Ecco, queste tematiche sono qui affrontate, sono secondo me solo accennate perché ripeto, secondo me il nucleo vero della storia deve arrivare con il secondo volume. Mi auguro fortemente che sia così, perché se non sarà così sarà una delusione incosciente. E soprattutto questi moderni Romeo e Giulietta, che sono Laszlo e Sarai, secondo me sono da una parte un po' troppo melensi, però da una parte sono bellissimi perché già ci dicono tutto di quello che succederà, ma ce lo dicono in quella maniera che a noi serve proprio per sognare, cioè ci dicono che l'amore vince. E io sono sicura che sarà il loro amore a far trionfare il bene e la risoluzione dei problemi all'interno di questa storia, perché il loro amore, secondo me, è la chiave di tutto. E trovo questo messaggio bellissimo proprio a livello non di amore di coppia, ma proprio a livello di amore universale, cioè il messaggio che manda in questo libro, e che spero arriverà più forte poi nel secondo, è proprio questo: è che l'unico modo per superare certi asti che si sono radicati nei secoli è l'amore, è l'incontro della cultura e non la separazione. E questo, secondo me, è una cosa bellissima. Perché oggi come oggi, forse noi non ci rendiamo conto di quanto l'incontro fra due culture differenti sia importante, perché no, non è con l'odio che ci portiamo dietro, l'odio dei nostri padri, poi in alcuni casi, che risolviamo i nostri conflitti e non c'è crescita in quel senso, ma c'è solo morte e distruzione. E questo, secondo me, mi è arrivato fortissimo da questo libro e l'ho apprezzato da morire. Ora andiamo ai punti deboli che inevitabilmente mi costringono a parlarvi di alcune cose, e quindi se non avete letto il libro e se comunque non volete assolutamente spoilerarvi nulla, vi consiglio di andarvene. Siamo a 14 minuti circa. Spero e cercherò in tutti i modi comunque di essere breve. Quindi vi saluto a chi non è interessato, chi vuole rimanere resti. Allora, parliamo di cose che non funzionano. Le cose che non funzionano, innanzitutto, secondo me, diciamo, ecco la caratterizzazione dei personaggi. Diciamo che non l'ho apprezzata perché, per quanto mi riguarda, i personaggi dovevano essere caratterizzati meglio. Questo non l'ho voluto dire nella parte non spoiler perché, secondo me, è una cosa che uno deve scoprire da sé. Perché è normale che all'inizio non vengano fuori i personaggi, ma quando io arrivo alla fine e Laszlo non ha avuto una vera e propria crescita, ma io me lo ritrovo bello e spiattellato così com'è, insomma, avrei fatto spoiler.
Questo per dirvi che Laszlo è un personaggio, secondo me, piatto, che non ha in realtà sfumature. Viene detto in continuazione che lui è un sognatore, ma lui non è un sognatore, lui è un passivo, perché sognare significa anche voler andare all'avventura, cioè, ma quando è che ti scuoti? Cioè, lui si ritrova a fare questa avventura di pianto, così casualmente, perché lui in realtà non si sarebbe mosso per andare dai Zerkan a dirgli vengo, no? Cioè, ci ha messo un sacco, cioè io sono stata lì fino alla fine a dire: oh mio Dio, ma perché? Ma stai sprecando la tua occasione, ma buttati, razza di scemo. Perché lui è così, ma è così sempre. E questo fatto che lui cioè, ti venga detto che a un certo punto lui, quando arriva a pianto, è una persona diversa perché ha abbronzato, perché ha messo i muscoli. Sì, ok, ma mi sarebbe piaciuto vederlo. Quello senza dubbio, soprattutto perché io poi mi ritrovo Laszlo all'interno dei sogni insieme a Sarai, che è un Latin lover, no? Lui però continua a ripetere che tutto quell'ardore lui ce l'ha soltanto nei sogni, no? Allora non si capisce bene perché, perché comunque tu l'hai capito che tu hai un valore, anche quando tu eri un semplice bibliotecario, tu hai scoperto di avere un valore. Lo hai scoperto perché comunque sei bravo in quello che fai, quindi che te ne frega di tutto il resto? Sei bravo, hai delle qualità, sfruttale. Lo stesso vale per Sarai. Sarai è caratterizzata, secondo me, molto meglio di Laszlo, perché comunque lei ha una personalità e ha delle ragioni, secondo me, molto più concrete per essere così remissiva e passiva rispetto a certe situazioni. Ma Sarai ha il fuoco dentro, cioè lei non vede l'ora di buttarsi, nonostante i dubbi, nonostante le paure, nonostante lei continui a dire che non ce la può fare, però lei alla fine si butta, lei alza la voce contro Minya, che è uno degli antagonisti di questa storia, secondo me la più importante alla fine. Però ripeto, due personaggi caratterizzati secondo me ancora poco e male, anche se, ripeto, Sarai è caratterizzata meglio di Laszlo. Un'altra cosa che non mi è piaciuta è il fatto che loro trovino il loro essere, la loro persona, soltanto nell'essere innamorati l'uno dell'altra. È molto bello da una parte ed è anche vero all'interno della vita che uno si può scoprire tramite gli occhi degli altri e quindi un valore che io non sapevo d'avere lo scopro tramite, non so, l'amore di mia madre, l'amore di un mio amico, l'amore del mio compagno o della mia compagna. Ma dall'altra, io credo che la crescita dell'individuo, scusatemi, la crescita dell'individuo passi anche da un'autocritica e da una capacità di trovare se stessi a prescindere dagli altri e a prescindere da quello che gli altri dicono di noi. Questi due personaggi ancora non ce l'hanno. Arriverà? Lo spero, anche perché nella situazione in cui sono, secondo me è fondamentale che loro scoprano il loro valore di per se stessi. Perché se da un lato è vero che il nostro amore, l'unione di due persone che si amano è una forza gigantesca, dall'altra io sono una forte sostenitrice della forza individuale e quindi mi auguro fortemente che questi due personaggi nella seconda parte abbiano questo tipo di evoluzione. Gli altri personaggi secondari, secondo me, anche sono caratterizzati poco e male, perché si sarebbe potuto fare sicuramente di più. Perché, ad esempio, abbiamo due personaggi estremamente interessanti che sono Tion Nero e Maya. Non me lo ricordo neanche più, l'ho nominata prima, ma ora non me lo ricordo. Minya, scusate. Tion Nero è, diciamo, l'antagonista di Laszlo perché è l'alchimista, è quello bello, è perfetto, no? Quindi si contrastano in questo modo, anche se poi in realtà io non vedo in Tion Nero un vero cattivo, perché secondo me poi Tion Nero ha delle cose ancora da svelare, ha delle cose da dire e quindi non credo che sia un totale cattivo. Un po' viene fuori nelle ultime pagine che comunque Tion Nero non vedeva l'ora di scappare dalla città in cui vivevano perché lui si era rotto il cavolo, secondo me, fondamentalmente, di essere il pupillo d'oro e quindi di essere quello su cui tutti riversavano le loro aspettative e non vedeva l'ora di scappare. È un personaggio che a me piace tantissimo e che non vedo l'ora che venga caratterizzato al meglio perché secondo me sarà importantissimo ai fini dello svolgimento di questa storia, perché secondo me senza l'aiuto dell'alchimista
no, non si va avanti per quanto mi riguarda, perlomeno per come sono state messe le basi qui. Minya invece è un personaggio, anche lei è una semidea, è in qualche modo una sorella di Sarai, ha il superpotere di legare a sé lo spirito dei fantasmi, quindi lo spirito delle persone morte che appunto diventano fantasmi. È un potere fortissimo, soprattutto perché la sua volontà è talmente tanto ferrea che alla fine lei non cresce neanche, cioè lei rimane una bambina pur di esercitare questo suo potere, cioè consuma se stessa. E questa l'ho trovata una spiegazione molto bella della sua condizione. Lei in qualche modo è l'antagonista, ma è anche un eroe di questa storia, perché come Eril Fain. E sono due personaggi che si contrappongono, secondo me, in qualche modo, perché Minya è la salvatrice della sua gente, ma è anche la carnefice dei cittadini di pianto, perché lei aizza continuamente da tutta la vita a Sarai a perché spaventi all'interno dei sogni tutti i cittadini di pianto. Perché ovviamente Sarai entra nei sogni e può rendere i sogni sia belli che brutti, ma per tutta la vita praticamente lei è convinta che possa appunto soltanto creare incubi e terrorizzare. Quindi Minya tiene non solo lo spirito dei morti, ma anche lo spirito dei suoi fratelli vivi all'interno di questa fortezza. E ha una cattiveria, secondo me, genuina, proprio gettata, tirata fuori dal fatto che lei ha subito il massacro dove poteva essere morta anche lei, dove ha dovuto salvare questi bambini dal massacratore degli dèi che ha ucciso tutti, grandi e piccoli, senza guardare in faccia a nessuno. Quindi il suo odio è un odio vero, un odio giustificato, un odio che io comprendo tantissimo. Dall'altro lato abbiamo Eril Fain. Eril Fain è il salvatore della città di pianto perché massacra gli dèi, libera le persone da questa oppressione, ma dall'altra parte è anche oppressore perché comunque ha ucciso, ha massacrato l'altro popolo, che è quello dei Maesertin, e quindi da una parte non è completamente buono, come non è completamente cattivo. Diciamo che Minya e Eril Fain sono proprio l'emblema di quello che va superato, cioè l'odio atavico tra due popoli che si sono sicuramente fatti tanto del male, ma che una volta che ci si è fatti così tanto del male, a un certo punto bisogna andare pure oltre, no? Perché se no ci si continua a massacrare per tutta la vita. Sono due personaggi secondo me molto interessanti, Minya ancora di più perché ovviamente il potere ce l'ha in mano lei e non vedo l'ora che vengano approfonditi anche loro perché trovo la cosa molto interessante. Però diciamo in generale la caratterizzazione dei personaggi è veramente scadente. Anche Drave, insomma, che è un personaggio che alla fine comunque ha un ruolo importante, io non me lo aspettavo che avrebbe agito in una certa maniera proprio perché non era stato caratterizzato secondo me nella maniera corretta. Ma le cose più gravi, per quanto mi riguarda, le cose che non funzionano e che sinceramente alla luce di quello che è adesso la storia, sto vedendo che siamo a 23 minuti, è proprio lo svolgimento. Allora, se da una parte è tutto molto bello perché lei descrive questi posti, è molto onirico, sembra di essere in qualche paese orientale, le descrizioni del deserto, i mostri, tutto quello che volete, manca moltissimo, secondo me, per quanto riguarda proprio la storia vera di Pianto e la mitologia. È vero che i cittadini di Pianto non la possono conoscere perché i Maesertin quando sono arrivati hanno distrutto tutto. È vero che non si può conoscere davvero a fondo la storia di questi dei, è vero tutto, ma secondo me il mondo in cui siamo non è ancora costruito bene, mancano tanti pezzi, ma veramente tanti. E lei è molto approssimativa in determinate cose e non capisco perché. Ripeto, do il beneficio del dubbio perché aspetto il secondo, ma non capisco. Cioè, ci sono dei punti come ad esempio il massacratore degli dèi all'interno della fortezza, come cacchio sono scesi questi dalla fortezza? Cioè, l'ha spiegato, un sistema di carrucole che poi sono state tagliate, le carrucole sono andate sopra, perché se no loro, se fossero rimasti su, avrebbero trovato il modo di fare che? Cioè, e poi non capisco, cioè, voi avete massacrato tutti. Se
Siete rimasti con questa fortezza sulla testa per quanti anni? Per 15 anni, ma è normale? Perché? Eravate troppo terrorizzati, non avevate i mezzi. Sta cosa non si è capita bene, è tutto molto vago. Un'altra cosa che io non ho capito e che non è stata spiegata, ma che sicuramente fa parte del mistero perché ora lo vedremo insieme. Questi sono stati qui 200 anni e sappiamo che c'erano quattro dei, sei dei, ora non ricordo, principali che rapivano, torturavano e stupravano i ragazzi e le ragazze di pianto all'unico scopo di procreare. Ma questi bambini dove sono? Cioè, oltre a Minya, Sarai, Sparrow, Ruby e Feral e Laszlo, perché ormai siamo nella parte spoiler, quindi lo dico. Oltre a questi sei, gli altri dove sono? Cioè, dove sono finiti? Boh, non si capisce, cioè. In 200 anni, cioè pianto doveva essere piena di questi semidei e non ce ne sono. Dove sono? Venivano ammazzati, venivano portati via. Non si capisce perché poi questi bambini che si sono salvati, cioè Minya, Feral, Sparrow, Ruby e Sarai, che sono nella fortezza, noi sappiamo che sono figli di questi dei e sappiamo che Sarai è la figlia di Eril Fain. E di Isagol. Gli altri non si sanno bene i genitori. A un certo punto della narrazione io ho fatto tipo 2 più 2 perché l'unico bambino che aveva manifestato poteri simili al dio più potente, che era quello che manipolava il mesarzio, è stato portato via perché ti dice che certi venivano portati via. Poi, dopo un po', ci dice che la moglie di Eril Fain era stata rapita e che aveva avuto un bambino, che aveva avuto una gravidanza. Quindi 2 più 2 a casa mia fa 4. Laszlo è un orfano dalla pelle grigia e ce lo dice già le prime pagine. Quindi, secondo me, ora sappiamo che lui è il figlio di questo dio perché sappiamo che manipola il mesarzio. Ormai alla fine del racconto ce l'ha detto. Sappiamo che è stato portato via. Sappiamo che Azul, insomma, la moglie di Eril Fain ha avuto un bambino che non si sa che fine ha fatto. Per me, a casa mia, quello è il figlio di quella e di quello lì, che è stato portato via. Ok? Quindi diciamo alla fine del libro, ci siamo arrivati anche prima, cioè più o meno a metà libro questa cosa era già abbastanza chiara, perlomeno per me, che sono una lettrice adulta o comunque una lettrice mi reputo abbastanza sgamata. Cioè la Amy Taylor non potrebbe scrivere un giallo, secondo me, se è questa la capacità. A meno che, ripeto, non ci sia qualcosa di voluto in tutto questo. Altra cosa che io non ho ben capito perché è stata fatta, cioè il prologo. Il prologo ci descrive una scena. Diciamo che inizialmente noi non lo sappiamo che quella cosa è la fine. Arrivata a un certo punto, quando io, cioè perché la dea descritta qui per me era Isagol, ok? All'inizio, perché più andiamo avanti, più ci parla di questa Isagol, ci descrive queste persone, eccetera, eccetera. Quindi a un certo punto io comunque pensavo che fosse lei. Poi, mano che si va avanti, che si descrive Sarai, che viene comunque introdotto sempre meglio questo personaggio, una volta che ci viene detta come muore Isagol, io ho cominciato a domandarmi, ma quel prologo non era allora Isagol? Perché Isagol muore con la gola squarciata e che cacchio c'entrano poi le falene con Isagol? Ce l'aveva anche lei? Quindi a un certo punto a me era sembrato abbastanza chiaro che in realtà la scena descritta all'inizio in realtà era la morte di Sarai. Se da una parte l'ho trovata una cosa molto carina, non un escamotage, una cosa narrativa divertente e insolita, dall'altro lato mi chiedo perché tu l'abbia fatto, anche perché tu ci hai rivelato dei dettagli già a metà libro, ma anche prima, che comunque ce l'hanno fatto intuire che quella poteva essere Sarai. E un po' tu stai lì con la cosa di dire, ok, ma questa allora muore, e allora quando sei innamorata di Laszlo, ma che succede adesso? E da una parte è quello che ti tiene in su, che ti dice, oddio, ma adesso che succede? Infatti noi adesso siamo tutti qui alla fine che ci stiamo domandando come potrà evolvere la storia visto che lei è morta, ok? Però da una parte un pochino il gusto lo ha tolto perché lei, se è stata brava a disseminare indizi qua e là, anche piccoli, quindi poi sta al lettore coglierli, dall'altra parte trovo che per certi versi abbia esagerato. Però
Come vi dicevo anche prima, ci sono ancora delle cose oscure all'interno della trama, quindi io non ho una spiegazione per tantissime cose e ovviamente c'è l'hype di andare avanti e di scoprire ovviamente quello che succede. Per esempio anche il fatto di Laszlo, cioè si capisce praticamente da subito che lui ha qualcosa a che fare con questi bambini semidei e che comunque si capisce che lui non è così insignificante perché quando lui arriva tocca il mesarzio e la sua pelle interagisce con il mesarzio, 2 più 2 a casa mia fa 4, quindi non so, ci ha messo pure troppo tempo per dirmela questa cosa in realtà. Quindi sono dei difetti secondo me non gravissimi perché poi ripeto, secondo me bisogna valutare anche quello che lei dirà nel secondo volume, ma sicuramente sono delle cose che secondo me non funzionano benissimo. Poi ripeto, bisogna vedere tutto nel complesso. Ovviamente ci sono tante cose che mi hanno lasciato così. Una cosa che io proprio però non ho sopportato, e con questa vado a chiudere secondo me il discorso, anche se comunque c'è tanto da dire, ma magari approfondiremo poi con la musa degli incubi. Ma questo è un problema secondo me non tanto di lei che ha scritto il libro, ma quanto della traduzione o comunque cioè nella fase di editing, questa cosa la dovevate correggere, mi dispiace. Tutti gli inglesismi utilizzati all'interno del romanzo, utilizzati come se fossero proprio il linguaggio, come se fosse lo slang. Cioè, a un certo punto io ho trovato una roba che era tipo il problem solving, cosa? Un semidio, non so chi cacchio lo pronuncia, un teaser can che mi parla di problem solving. No, non funziona. Cioè, ci sono dei termini che non so se li ha inventati o li ha ripresi dalle lingue arabe o cose del genere che sono calzantissimi secondo me perché ci stanno bene, no? Che rendono il tutto un po' esotico. Ma se tu mi usi la parola problem solving all'interno di un romanzo di questo genere, no, non funziona perché mi modernizza qualcosa che in realtà di moderno non ha. Questi non parlano in maniera particolarmente arcaica, per carità, ma c'entra niente. Però questo reputo che sia un problema di traduzione, un errore in fase di correttura della bozza, di editing, perché magari comunque in inglese se dice così non c'è un altro modo per dirlo e quindi quella l'avrà dovuto così introdurre, ma in italiano forse si poteva trovare un altro modo per rendere questa prosa un pochino meno moderna che non c'entra niente. Diciamo che in generale è un libro che mi è piaciuto. Ah, ecco, un'altra cosa che io non ho ben capito e anche qui credo che si possa secondo me sviluppare in qualche modo. All'inizio, quando abbiamo Laszlo e Tion Nero che si fronteggiano, io non pensavo che questi potessero diventare in qualche modo antagonisti, ma amici o amanti. Ora, escluso il fatto che diventino amanti perché Laszlo è innamorato di Sarai, se mi fa un triangolo di questo genere vi giuro scaravento il libro perché non avrebbe senso, ma scusate, da come ci appare alle prime pagine questo rapporto, per me avrebbe molto senso che loro diventino amici. Anche perché per come prosegue poi, per come proprio si comportano da nemici amici, per me ci starebbe. E quindi è una cosa che lei ha lasciato un po' così, un po' troppo. Ecco, per quanto riguarda i rapporti, un'altra cosa che a me non è piaciuta è il rapporto tra Ruby e Feral, perché non ho capito queste scene di sesso che potevano essere tagliate, francamente, l'ho trovate fin troppo ammiccanti e ripeto, non hanno senso secondo me ai fini della storia. Però, diciamo, queste sono cose un po' meno gravi. Le cose gravi, per quanto mi riguarda, sono questo utilizzo inappropriato di un certo tipo di linguaggio, il mancato approfondimento dei personaggi e di alcuni punti della trama in cui secondo me lei è troppo approssimativa. E mi chiedo se lei è così approssimativa perché è proprio il suo modo di fare, o se personaggi e punti chiave della trama verranno poi svolti nel secondo volume. Se così non sarà, sicuramente sarà una grossa delusione.
Le aspettative rispetto a questo libro non sono state in realtà deluse perché comunque mi aspettavo un bel libro divertente, godibile, un libro che si facesse leggere, un libro che comunque mi trasmettesse un certo tipo di emozioni e l'ho trovato, ma non capisco come, cioè molti hanno parlato del libro dell'anno o comunque uno dei libri più belli letti nella loro vita e io sinceramente non lo riesco a capire perché secondo me a dove siamo, cioè per quanto riguarda dove siamo ora, c'è ancora troppo da svelare, c'è ancora troppo da scoprire proprio a livello di narrazione per poter dire che è il libro definitivo, cioè per quanto mi riguarda proprio non è così. Quindi ho parlato per la bellezza di 35 minuti, mi scuserete, ma spero che chi era interessato anche alla parte non spoiler abbia potuto godere di quello che avevo da dire. Spero che avrete qualcosa da dire anche qui sotto, o se avete fatto un video, o se avete scritto una recensione, me li linkate e io sarò felicissima di leggerli. E niente, ho parlato tantissimo, quindi vado a bere un bicchiere d'acqua, vi saluto e vi rimando al prossimo video.